Niente panico, baby zucchini, perché oggi sono qui per voi per farvi compagnia con questo bellissimo, meraviglioso, fantaviglioso vlog sconclusionato. Ho settato la videocamera diversamente perché ho notato che mentre io edito sul computer vedo i colori perfetti, dopo li guardo sul cellulare o sulla TV o su un altro schermo e i colori sono sparaflesciati e praticamente io sembro un Oompa Loompa. Bene, ma passiamo alla parte saliente di questo vlog, cioè del mio unico e solo acquisto che ho fatto con i saldi invernali. L'altro giorno sono andata da OVS quando eravamo ancora in zona arancione, bei ricordi, e ho comprato una cosa che adesso vi faccio vedere. Rullo di tamburi, creiamo un po' di suspense così allunghiamo un po' questo video, se no faccio sempre i video corti di 2 secondi. Ho comprato questa meravigliosa t-shirt da uomo con la scritta Marvel. Abbiamo già fatto un passo avanti perché non è la solita t-shirt di Star Wars. Però, vabbè, voi sapete, penso, che mi piacciono i film Marvel. Infatti vi avevo anche portato in un vlog a vedere, cioè eravamo andati insieme, tra virgolette, a vedere Spider-Man Far From Home, che mi era piaciuto tantissimo come film. È uno tra i miei film preferiti. Se vi interessa, ho preso la taglia S, mi sembra sì, dovrebbe essere la taglia S, che era anche la più piccola che c'era lì. C'era solo una S e una M. La M mi stava da tipo un vestito lunghissimo, la S mi stava larga, però vabbè. Era abbastanza giusta e l'ho pagata solamente 3 euro. Prezzo pieno mi sembra fosse stato 15, ma come fai a lasciare lì una maglia della Marvel a 3 euro? È una maglia che sta bene con tutto, che sicuramente metterò la prossima volta che si potrà andare al cinema e che finalmente potrò vedere Black Widow, che è un film che aspetto da un anno praticamente, perché doveva uscire l'anno scorso, poi è successo quello che è successo e... uffa, voglio vederlo. Ah, e sempre a proposito di Marvel, perché questo è un vlog in cui ci colleghiamo a cose così a caso, ho visto WandaVision, come cacchio si pronuncia, che ho adorato, l'ho amato, perché già amavo i loro due personaggi, sia di Wanda che di Visione. In più rivederli insieme dopo quello che era successo in Infinity War, in più il telefilm, la serie è molto bella perché ripercorre in ogni episodio cioè praticamente ogni episodio è ispirato a una sitcom anni 50, anni 60, anni 90, anni 80. Veramente sono stati dei geni. Peccato che le puntate durassero poco, perché duravano solamente 30 minuti, stavo dicendo 30 secondi, ma vabbè. Ecco, e visto che stiamo parlando di serie TV, mi ricollego alla serie che sto guardando in questo momento, in cui siamo costretti a stare in casa, ma fortunatamente possiamo uscire a fare due passi vicino alla nostra abitazione, perché devo divagare ogni volta così tanto. Comunque sto guardando Riverdale, che era una serie che volevo vedere da un po', però io non ho Netflix. Ultimamente ho scoperto che c'era su Amazon Prime, e ci sono, mi sembra, le prime 4 stagioni. Le sto recuperando su Amazon Prime, ho finito la prima stagione e mi è piaciuta un sacco. Già la seconda è diventata molto trash. Sì, non è chissà che sto grande capolavoro della televisione, però vabbè, visto che non si sa cosa fare, e lo sto guardando in inglese, lo trovo molto facile anche da guardare in inglese, così faccio un po' di orecchio, mi tengo in allenamento perché mi sto dimenticando tutto. Oh, che mal di schiena. Volevo parlarvi del libro che sto leggendo in questo periodo, che ho scoperto perché era tra i migliori libri del 2020 su Goodreads, che è praticamente questa applicazione, una specie di social network per persone che leggono libri, in cui scrivi, segni i libri che leggi, eccetera eccetera. Io come al solito non so spiegare niente, mi viene da ridere perché adesso vi devo un po' spiegare la trama. Comunque il libro in questione, oggi sono proprio prolissa, è The Midnight Library che è di questo autore che non avevo mai sentito, che si chiama Matt Haig. Mi fa un po' ridere perché penso sia un uomo, ma la scrittura mi sembra molto femminile, non lo so perché. Mi ricorda un po' i libri di Sophie Kinsella, però un po' più seri, ecco, meno sbarazzini evanesi. La trovo molto simile, non lo so, perché è anche molto leggero. Nonostante parli di un tema un pochino pesante, perché parla di questa ragazza che è insoddisfatta della sua vita, che pensa di aver fatto un sacco di scelte sbagliate e praticamente vuole... E cosa succede? Prima di schiattare, va a finire in questa libreria che ricorda un po' la libreria dove lei andava. Non la libreria, sì, è una specie di biblioteca in realtà. Un saluto alla mia laurea in inglese. Sì, infatti library e biblioteca sono proprio rimbambite. Vabbè, va a finire in questa biblioteca che è un po' fuori dal tempo. E in pratica negli scaffali ci sono libri che descrivono la sua vita, cioè come sarebbe andata la sua vita se avesse preso una determinata... decisione. L'ho spiegato da schifo. Per esempio, se lei avesse deciso di continuare a suonare nella sua band, la sua vita sarebbe andata così. Se lei avesse continuato a fare nuoto, la sua vita sarebbe andata in un altro modo. E quindi lei, io sono arrivata al punto dove lei legge tutti questi libri
e capisce come sarebbe andata la sua vita. E sono a metà, quindi non so dirvi come finisce, però per il momento ci sta. Altri libri che ho letto sono Emma di Jane Austen, che ho recuperato perché non l'avevo mai letto. Abbastanza carino come libro, l'ho letto in italiano con la traduzione di... cioè, ho letto la traduzione di Mario Prats, che conosco perché è un critico che mi ha aiutato a scrivere la tesi. Cioè, non mi ha aiutato lui, mi hanno aiutato i suoi testi. E però era un po'... la traduzione era un po'... si sentiva che era un po' vecchia, sapeva di naftalina. E in più, diciamocelo, i romanzi, quelli di Jane Austen, sono belli, ma anche un po' pesanti. Soprattutto per una persona come me, che perde la concentrazione ogni 3 secondi. Però una cosa che ho apprezzato è che i personaggi di Jane Austen ti rimangono tutti in testa, cioè tu te li ricordi perché sono caratterizzati veramente bene. I miei personaggi preferiti sono Mr. Knightley, perché è un uomo fantastico, super carino, puccioso, carino, che l'ho già detto carino. Vedi che proprio vuole bene a Emma, che è un po'... lei è un po' pesante, diciamo la verità. E in più ho adorato anche il papà di Emma, perché lui è super ipocondriaco e mi faceva troppo ridere. Sembrava un po' io. In più ho anche visto il film, quello vecchio degli anni 90, mi sembra, o 2000. Beh, vabbè, siamo là, con Gwyneth Paltrow. Ed è proprio un film perfetto per la primavera, perché sono lì che vanno in giro per la campagna inglese a fare picnic. Vabbè, ve lo consiglio, secondo me una volta nella vita dovreste leggerlo. In più ho letto anche un libro di Star Wars che si chiama, non me lo ricordo, infatti lo andrò a cercare. Eccolo qui, si chiama Rebel in the Ranks. Oggi proprio con la pronuncia inglese non ce la faccio. E praticamente è la seconda parte di un libro, cioè è praticamente una serie che parla di sto tizio che si chiama Zare, cioè non so pronunciarlo, io lo leggo Zare e per me lui si chiama Zare, che entra a far parte dell'Accademia dell'Impero. Qua se non avete visto Star Wars non capite un cacchio, vabbè, perché vuole indagare la scomparsa di sua sorella. Però è un libro veramente per ragazzi, perché sono 88 pagine e le leggete in 2 giorni. Carino, ma niente di che. In più in questo libro c'è anche un personaggio della serie TV Rebels, che è una serie TV di Star Wars che penso sia tra le mie preferite in assoluto, perché veramente l'ho amata. Che poi queste sono serie TV per bambini e a me fanno piangere tantissimo. Se siete fan di Star Wars io vi consiglio di recuperarla, però prima dovreste aver visto Clone Wars, che anche quella ho recuperato in gennaio. Non so se ve l'avevo già detto, mi sembra di no. Molto bella anche Clone Wars, è un po' pesante perché parla della guerra dei cloni, quindi vabbè, l'argomento è quello, politica, guerra. Infatti anche sì, anche lì è un po' pesante per un bambino, forse è più per ragazzi, ecco, per ragazzi delle medie e per me, che praticamente sono rimasta a 15 anni fa. Però di Clone Wars gli ultimi 4 episodi sono veramente una cosa tra i più belli della storia. E Rebels è veramente scritta bene, che poi l'ideatore, adesso non so se sia produttore, sì, sarà l'ideatore di queste serie, è lo stesso che ha fatto la serie TV Mandalorian. Anche quella a me piace un sacco, infatti potete capirlo da Baby Yoda. Quindi Dave Filoni, che è il produttore, è il nostro nuovo, la nostra nuova divinità, che noi reverendiamo, no. Speriamo che Dave Filoni ci dia un'altra serie fantastica. Speriamo che la 3ª stagione di Mandalorian sia bellissima.